Combattuto ma pulito, perché è nel DNA del pugile la lealtà, l'onestà, la correttezza, quindi sarà un match vero. Primo match, come hai detto tu, fu una sorpresa, vinse Lauri che non era certamente il favorito per vincere questo battimento, stava perdendo i punti e vinse prima del limite quell'incontro con tantissima contestazione. Diciamo che è stato uno stop inaspettato per Michele di Rocco e quindi questa è una rivincita molto preoccupante. C'è più determinazione in questo momento mi sembra per Michele di Rocco, anche perché invece il ricordo di Giuseppe Lauri si era anche un attimino di bello questo calcio sempre di Rocco. È molto determinato, molto deciso. Destro, l'ha sentito Lauri, l'ha sentito questo colpo qua. Ancora qualcuno è andato. Calcio destro, calcio sinistro, invece è finito. Invece c'è la vittoria. La vittoria all'arco di Rocco. E si è visto che è partito con grande determinazione. Sono stati colpi terribili, terrificanti, quelli che sono segnati con velocità, con precisione. E che Lauri non ha avuto la potenza di riflessi da neanche attutire il colpo, che è arrivato in maniera potente, precisa, un match molto breve. Di Rocco ha dimostrato di aver capito la lezione, sono passati 5 anni anche da quel combattimento precedente. Sì, non si può, ecco, non si può assolutamente poi vivere di ricordo in maniera molto forte. E come hai detto tu, Lauri, sono passati 5 anni da quella vittoria del match precedente. Ha subito delle sconfitte ultimamente anche, anche pesanti, Lauri. Guarda questo calcio, sono terribili, due colpi terribili, arrivati alla punta del mento, e visto che lui non ha neanche mosso.